abbandonando, quindi vi lascio la realizzazione del trucco. Iscrivetevi, mettete mi piace e commentate. Ciao bellissime! Iniziamo con il trucco occhi. Allora, questo Natale in realtà il trucco che voglio realizzare è basato sui toni dell'arancio, sì, sull'arancio, tipo questi colorini qua, no? Non ho ancora in mente niente, quindi sarà tutto improvvisato, ma spero mi venga una cosa decente, altrimenti devo cancellare il video e rifarlo. Allora, io devo essere sincera, sono truccata da stamattina, infatti non mi sono messa nulla sugli occhi apposta per registrare oggi pomeriggio il tutorial, oddio, il make-up, quello che provo a fare io con le mie armi. E per questo non mi sono truccata, però non c'ho voglia di struccarmi per poi ritruccarmi, quindi la base l'ho già fatta. Ho utilizzato il fondotinta Catrice, questo qua, il All Matte Plus nella tonalità 020 Nude beige, e mi piace tantissimo. Costa 7 euro e qualcosa, però l'unica pecca è che, per esempio, io sputo, premo, pigio una volta sola il dosatore, quindi non tanto una volta sola, e lo utilizzo tutti i giorni, però contate che utilizzandolo tutti i giorni tipo sono già arrivata a metà e sai, 7 euro tutti i giorni mi piace tantissimo, però 7 euro tutti, sì, tutti i miei giorni, tutti i mesi è un po' tanto. Come cipria sto utilizzando la mia cipria Make Up Forever HD, questa qua ha 5 grammi di prodotto e mi piace, sì, non è male. Però è interminabile, cioè, probabilmente andrò avanti a vita. E il correttore occhi è sempre questo qua, l'Instant Anti-Age, che mi piace tantissimo. Ora passiamo al trucco Eyes. Allora, come primo ombretto vado ad applicare questo qua, che è il Vamp di Pupa, il numero 500, ed è questo colorino qua, che è tipo un arancionino, però non troppo. E niente, lo vado ad applicare su tutta la mia palpebra. È molto molto luminoso. Ah, lo applico col dito, come si può ben notare. Spero vediate qualcosa, ma non ne sono sicura. Mi piace un sacco. Applico ancora un pochino. Sì, sentite la televisione in sottofondo perché il mio caro dolce nonnino sta guardando la televisione, sta guardando presente i film vecchi di chissà quanti anni. Ecco quelli. Intanto chiacchieriamo un po'. A me piacerebbe di più fare i vlog. Spero non duri in eternità sto video. Lo applico anche sull'altro occhio, intanto che ci sono. A me piacerebbe tantissimo fare i vlog. E vedete che già lo sguardo cambia tantissimo, secondo me. Comunque. Però. Però dalla palettina di Essence prendo il colore arancione, questo qua, questa qua è la 02 Long Beach, oddio, cioè il marrone che mi si è suicidato, quindi lo devo lanciare in questo momento, vediamo, applichiamolo con, vedete, mi si è frantumato tutto il marrone, fantastico. L'applichiamo questo arancionino qua, lo provo ad applicare con il pennellino, il che probabilmente sarà una cosa inutile perché tanto non mi piacerà, infatti. Quindi prendo un pennello da, mamma mia, da Eyes, da ombretto, e lo utilizzo. Lo applico al centro dell'occhio, lasciando fuori diciamo, la parte esterna e la parte interna. Quindi al centro della palpebra. Cosa tipo, non mi ricordo più l'argomento di prima, quindi cambio. Cosa. Oh, ha spento la televisione. Adesso trovate silenzio. Beh, cosa brutta, diciamo, di questa palette è che, vabbè, oltretutto questo ombretto non è che scriva tanto su quest'altro. Comunque, è che sono polverosi in un modo impressionante. Lo applico anche sull'altro. Beh, sono polverosissimi, davvero, cioè, stavo notando adesso. Dovete prenderli con i pennellini a spugnetta. Perché con i pennellini a spugnetta non risultano tanto polverosi. Perché io ho utilizzato l'oro barra giallino di questa palette e con il pennellino a spugnetta
Non sembrava assolutamente polveroso. Ragazzi, io spero di star filmando qualcosa perché altrimenti mi suicido. Ecco. Poi, innanzitutto chiudo l'ombretto di prima perché se ne prende aria per niente. Poi mi serve un marroncino, quindi io vado con la mia palettina di Sephora, che è molto simile alla Naked o cose del genere. Cioè, è bellissima questa paletta. Questi colori. Quindi cosa faccio? Io prendo un colore un po' più pigmentato e prendo questo arancione qua. Pensavo entrasse il mio nonnino, caro dolce nonnino. Sempre con un pennello da Eyes. Questa è, cioè, strepitosa sta paletta, ragazzi, non potete capire. E lo vado a stendere questo più o meno nella restante parte dell'Eyes. Ragazzi, oggi sono scema. Comunque stavo dicendo, stamattina sono andata a scuola come tutte le mattine. Ieri ho fatto l'esame, la simulazione di terza prova. Che trauma. Che trauma. È stata una cosa orribile. La simulazione di terza prova, per chi non lo sapesse, consiste in fare una... A parte che non so che... Cioè, nel senso, penso che probabilmente tutti sappiano cosa sia la simulazione di terza prova. Però, per esempio, io che ero un'ignorantona fino all'anno scorso in questa materia, perché la quinta non mi interessava bellamente, non lo sapevo perché non me ne fregava assolutamente nulla. Però, quest'anno ci sono dentro e mi tocca. Che colore faccio? Prendo questo, aia, questo tortora qua. Ah, belle unghie, Martina, complimenti. Comunque, prendo un po'. E me la piazzo nella piega. Comunque, stavo dicendo, beh, perché non sapesse cosa sia la terza prova, praticamente consiste nel dare una specie di verifica che però dura 3 ore, e questa è appunto una simulazione della terza prova che ci sarà all'esame. E in questa terza prova avete da studiare 4 materie. E a noi tipo le materie ce l'hanno dette 4-5 giorni, una settimana prima circa. E queste 4 materie, dovete studiare tutto il programma di queste 4 materie. Quindi è uno sbatti assurdo. Davvero assurdo. Infatti io non... Mi sono ridotta a studiare tipo le cose all'ultimo giorno. Oddio, non proprio ultimo, ultimo, però penultimo. Cioè, ho iniziato a studiare tardi, tardi, tardi. E infatti oggi mi hanno ridato quella di arte. E viene valutata in quindicesimi a proposito. Prendo l'arancione a proposito. Quante volte ho detto già a proposito? E questo qui e lo applico sotto, anche detta rima geniale inferiore, proprio da sporcare un po' le ciglia perché sotto avevo messo la matita nera. Oh, ragazzi, mi sono fissata con una canzone, cioè voi non potete capire, è bellissima, è vecchiotta, perché infatti oggi l'ho detto alla mia amica, è vecchiotta come canzoncina. Canzoncina, però è molto carina, molto molto molto. È un po' tipo house discotecara perché è di David Guetta. Si chiama Little Bad Girl. La mia pronuncia in campo linguistico è straordinaria. Chissà quanti minuti sono. Ragazze, se verrà un video di 30 minuti, perdonatemi, vediamo. 9 minuti, pensavo peggio. Spero di non sembrare bianca perché mi urta sta fossa. C'ho paura fino. Niente, sporco ancora un po'. Quindi, dunque, poi dopo aver preso il tortora, prendo un po' di marrone, ma poco poco. Questo qua appena sopra il tortora. E ci faccio una bella bella sfumation. Bellissimo.
Volevo applicarci anche tipo dei glitterazzi. Però secondo me sull'arancione fanno, non dico che fanno cagare, ma quasi. Probabilmente si avvicina al cagare. Probabile. Dai, tutto sommato mi piace. Mi gusta. Voi che dite? Mi gusta? Mi gusta. Poi prendo il pennello che c'è in questa palette e applico un colore opaco che in teoria funge da base. Ma in questo momento lo uso come illuminante. Ci sarebbe tipo la base di questi, per questi ombretti. Però non sarà così in questo caso. Ma ragazzi, sapete che vi dico? Mi prendo anche un po' di illuminante glitteroso che c'è in questa palette e me lo spataccio sugli occhi. Io spero vi piaccia, perché a me piace un sacco. Mi stavo rintonando la pancia perché ho appena finito di pranzare. Go little better, go. Ecco, vedete, ce l'ho in testa. Comunque, raccontatemi un po' le vostre giornate sotto ai miei video. Non lo so, raccontatemi quello che vi passa nella testa. Raccontatemi, siete interattive, eccolo. Anzi, cioè, la sto tirando. Mia mamma di là guarda Beautiful. Chi è che guarda di voi uomini e donne? Io lo guardo, cioè lo guardavo perché adesso non c'è più, me l'hanno tolto. Devo fare, sapete ragazzi, che devo fare ancora tutti i regali di Natale. Comunque, beh, stavo dicendo, io lo guardavo questo uomini e donne qua, no? Ma non lo guardo più. Sono tristemente triste. Perché me l'hanno spostato. Se voi lo guardate, per chi tifate? Io secondo me, se dico le persone per cui tifo, vengo linciata. Però ragazzi, non mi uccidete, perché io tifo per loro, perché... Boh, non lo so, mi piacciono, sono le prime che mi sono piaciute, anche se secondo me le altre due sono più vere, devo essere sincera. Secondo me le altre due sono più vere, però mi stanno antipatiche. Le due che mi stanno antipatiche sono Valentina per Andrea, se non sbaglio, e per Jonas Noemi dovrebbe essere. Sì, infatti per Jonas io tifo Ramallina. So che tipo lei sembra un po' una, magari montata, però cioè vive nel suo mondo, questo è quello che mi piace, vive proprio nel suo mondo. Bah, mi piace un sacco. Sapete dove li metto i glitter? Prendo questi glitter qua di Sephora che sono il numero P2. Oh madonna, quanti sono, vacca. Li prendo un po' con un pennellino piccolo. Li vado a tamponare in the eye corner. Vedete, in questo modo. Sta venendo una pataccata secondo me in questo momento, però mi piace, una pataccata che mi piace. Volevo utilizzarli sti glitter, no? Però non capivo come utilizzarli, adesso ti ho trovato un suo modo, un suo utilizzo. Mi piacciono un sacco questi glitter, devo essere sincera. Vabbè, comunque, stavo dicendo, siate interattive con il mio canale, chiedetemi i trucchi. Ragazzi, io non faccio i trucchi, soltanto per il semplice motivo che magari mi strucco e non ci voglia di ritruccarmi. E poi perché secondo me faccio abbastanza cagare a fare i trucchi. Però queste sono opinioni personali. Ma secondo me sono opinioni veritiere. Comunque a me piace. Per questo continuo. Perché proprio mi piace, mi diverto. Cioè, è un passatempo straordinario. Per chi volesse aprire un canale YouTube, ragazze, fatelo. Io lo straconsiglio a tutte. Mi è venuto un occhio meglio dell'altro.
Go, little better, go, little better. Volendo potreste applicare anche le ciglia finte che ho qui da qualche parte. Eccole qui. Però non le applico io perché non ho la colla per le ciglia finte, altrimenti le avrei applicate volentieri. Però non vi avrei fatto vedere la mia applicazione di ciglia finte perché sono ridicola. Quindi questo è quanto. Direi che questo è abbastanza poco natalizio, però mi piace un sacco. Quindi continuiamo perché probabilmente la memoria mi sta abbandonando. Applico questo rossetto rosso, ma voi potete applicare qualsiasi rossetto rossa. Abbandonando, quindi vi lascio la realizzazione del trucco. Iscrivetevi, mettete mi piace e commentate. Ciao bellissime!